Che cosa sono le API di SharePoint Online? Allora, è una cosa un po' tecnica, però volevo fare un video perché abbiamo tantissimi clienti con cui utilizziamo questa funzionalità di SharePoint Online e secondo me è bene che tutti ne conoscano le potenzialità. Allora, le API in generale nel mondo della programmazione sono il modo per cui un programma riesce a interagire con un altro programma o con una fonte dati. Nel nostro caso, in SharePoint Online, le API servono per costruire le web part. Se volete informazioni sulle web part di SharePoint, ricordatevi che ho registrato un video apposta per quello. Alto un attimo! Ti rubo 10 secondi per presentarmi. Io sono Giuseppe Marchi, sono uno dei Microsoft MVP e in questo canale troverai tonnellate di video tecnici per tenerti aggiornato su tutte le tecnologie Microsoft 365, da SharePoint a Teams a Microsoft 365 Copilot. Iscriviti quindi per vedere i nuovi aggiornamenti. Una web art, potete vedere nel mio sito dimostrativo, non è nient'altro che un'area della pagina in cui io posso o visualizzare dei contenuti oppure visualizzare delle funzionalità. Ecco, in tutti i portali intranet è, diciamo, ormai una buona pratica quella di permettere a chi gestisce i contenuti della intranet in completa autonomia di aggiornarli, questi contenuti. Per cui un componente come questo, che è uno dei componenti di Intranet AI, la nostra soluzione per creare il portale Intranet su SharePoint Online, in questo caso il componente permette di visualizzare all'interno della pagina delle iniziative chiave che sono i progetti importanti che sono in corso in azienda. E questo è uno dei modi di utilizzare questo componente. Chiaramente ce ne sono tantissimi altri. Ecco, su questo componente i nostri clienti sono completamente autonomi a inserire contenuto. Il componente è stato creato sfruttando le API di SharePoint Online, che in questo caso permettono al componente di leggere un contenuto da una fonte dati. La fonte dati in questo caso è una lista di SharePoint Online, liste che anche queste ho spiegato in uno specifico video, quindi andatelo a vedere sul mio canale. Una lista in questo caso è rappresentata da un titolo, che è il titolo del progetto, una descrizione testuale del progetto, il link ad un'immagine e il link alla pagina per approfondire. In più c'è anche un metadato che ci permette di scegliere quello che è l'ordine di questi progetti, di queste iniziative chiave da visualizzare all'interno dell'home page. Per cui se io vado a, diciamo, modificare il contenuto di uno di questi progetti, in questo caso andando nella pagina di modifica dei contenuti di questa lista, vedo che immediatamente, se aggiorno la pagina della mia intranet, il componente creato appunto con l'utilizzo di queste API di SharePoint mi permette già di vedere in automatico il contenuto aggiornato. Ecco, le API ci permettono questo, ci permettono di dare la possibilità all'intranet manager di aggiornare qualsiasi dato dei componenti personalizzati che andiamo a mettere in SharePoint Online. Spero che questo video vi sia stato utile. A presto!